mercante porta bene ai ragazzi di Checco Maino, che fra le mura amiche sanno solo vincere. È andato in scena ieri nello stadio bassanese il 14° successo di fila dei giallorossi, ai quali basta un gol di Solomon nella ripresa per liquidare la pratica Carmenta. Proprio l'atleta ugandese, protagonista del match, ha dato prova in settimana di un incredibile attaccamento alla maglia in un episodio che viene raccontato con una certa incredulità anche dall'allenatore. Giovedì non aveva nessuno per venire all'allenamento, lui non ha chiamato nessuno, è partito da Bassano, è venuto di corsa all'allenamento. Quindi non so se sono 4-5 chilometri a tornare senza dire niente a nessuno. Va bene così. E oggi è stato premiato. Dai. A onor del vero il Carmenta ha venduto cara la pelle, ma forse c'è un motivo in più per il rendimento della squadra. Ma sapevo che era una partita difficile, visto anche la settimana che abbiamo passato, insomma c'è stata poca concentrazione negli allenamenti. Ho visto anche a Sacro Cuore, dove facciamo gli allenamenti, che girava tanta birra, quegli allenamenti là. Quindi sapevo che potevamo avere delle difficoltà, credo. Anzi, come poteva essere la partita, mi sarebbe andato bene il pareggio. Il finale di campionato, con la promozione già cucita sul petto, permette al tecnico di far rinfiatare chi ha tirato la volata. E c'è spazio anche per chi, per vari motivi, si è visto poco in questa stagione. L'emozione della gara resta uguale per tutti, protagonisti e seconde linee. Sì, sicuramente non era semplice, perché dopo un lungo tempo che sei stato fermo era difficile entrare così davanti a questo pubblico qua, anche però tutto sommato... Una volta entrato in campo nel primo secondo della partita mi sono sentito subito a mio agio. Siamo un gruppo fantastico e meritiamo tutti quanti di giocare il più possibile, perché siamo una squadra meravigliosa in tutti gli aspetti. Insomma. Ora il Bassano punta a chiudere in bellezza il torneo con la testa già alla grande festa del 12 di aprile. Poi, dopo i brindisi di rito, arriverà il momento di programmare il futuro.